Data del definitivo rilancio per la Ternana impegnata nel difficile ma non proibitivo campo di Siracusa. Ed invece i rossoverdi hanno fallito clamorosamente tornando a casa con 3 reti al passivo. È stato il folletto Bizzarri, salito dopo le prodezze di ieri al comando della classifica dei cannonieri del girone, a punire severamente la pattuglia di Orazzi con 3 segnature di buona fattura. E dire che la Ternana non aveva cominciato male, dopo che i locali avevano reclamato un rigore per un contatto tra Caramelli e lo stesso Bizzarri, era Cozzella ad avere una buona occasione al 17°, mancando di poco il bersaglio con una conclusione al volo. Dopo un'altra occasione fallita da Borrello, il Siracusa andava in vantaggio poco dopo la mezz'ora, grazie ad un numero di Didonè a centro area, finalizzato da Bizzarri. Nella ripresa erano i rossoverdi ad avere la prima opportunità di andare a segno, ma Borrello non si avvedeva dello smarcato Cozzella e sprecava con un'improbabile azione personale. Dopo 2 occasioni per Papa, erano ancora i siciliani ad andare in rete grazie ad un rigore concesso per un fallo di Ciucci su Bizzarri, con lo stesso attaccante a trasformare dagli 11 metri. A questo punto la Ternana si buttava con ancora maggiore veemenza in avanti, ma senza fortuna, ed anzi subiva la 3ª rete, manco a dirlo ancora di Bizzarri al 78°, ancora in azione da contropiede, dopo che 2 minuti prima l'ex rossoverde Paradiso aveva anche colto un palo. Finiva su un 3-0 che ridimensionava le ambizioni di una Ternana che comunque può ancora sperare, visti i risultati delle dirette concorrenti nella lotta alla promozione. Solo Perugia e Siena infatti hanno guadagnato punti rispetto ai rossoverdi, mentre la Casertana si è avvantaggiata solo di una lunghezza. La crisi di Palermo e Andria sembrano però lasciare ancora speranze in un campionato sempre più caratterizzato dalla mediocrità.